oggi in this new incredible video with Force Primer to smash the subscribe button. Siamo oltraggiosamente incredibili, siamo sul pezzo. Oggi è il giorno d'uscita di allenamento 4 di Capo Plaza e altre canzoni che però vedremo in altri video. Tant'è vero che quando uscirà questo video, da lì a poco uscirà pure la reaction alla canzone nostra di Salmo con Blanco e... Ma attenzione, perché noi siamo qua per Capo Plaza. Abbiamo avuto un allenamento numero 1 che è stato molto rap. Poi c'è stato il secondo allenamento, c'è stato il terzo allenamento, che erano già molto trappeggianti. Ha fatto, diciamo che ha seminato un po' quello che poi avrebbe raccolto più avanti, quello che noi avremmo proprio raccolto più avanti. Dopo pensavamo tutti che la serie degli allenamento sarebbe finita col 3, anche perché poi in Giovane Fuori Classe Capo Plaza dice: "Scemo, mi stavo solo allenando, ora sono sceso in campo, c'ho il cazzo duro", più o meno la dice una roba del genere. E invece prima del disco, prima dell'uscita del disco, che esce non so se il 20 gennaio, non mi ricordo, ci grazia, ci fa questo regalo, questa anteprima. E di solito quando si fa così, quando esce un disco però non c'è già un paio di settimane prima l'uscita di un singolo, di solito è il singolo più forte del disco, o comunque è abbastanza bomba. Ma senza indugiare troppo, andiamo direttamente nell'ascolto. Allenamento 4, Capo Plaza. Okay, ora inizio, mi vogliono solo perché ho vinto. Una pecora nera per la mia famiglia, mille di casi mi ringo e lungo il mio libro. I tuoi amici fanno i criminali, ma le 10 sono tutti quanti a letto. Baby, faccio il pallonetto. Tu non vuoi come Michael Jackson. Scusate, interrompo solo un secondo per dire: quella del moonwalk al Michael Jackson è penso la rima più usata da lui, penso di sì. Ok, un po' di calma. È la calma prima della tempesta, forse? Non mi basta la fama. Testa a testa con la vita, non è finita. Passa dove è buio. Mio fratello mata. Dove è buio? Sto attento se passa qualcuno. Cosa il mio fottuto disco, io già crocifisso, è finita la pace. Un vero boss non parla, fa tutto in silenzio. Non ha firmo 2,5 milioni, mi cambia la vita, te cambia la faccia. E lei non mi guarda se passa, gli ho fatto del male, pensava ad una... Con chi le ha firmati 2,5 milioni? No, perché vorrei firmare anch'io, anche per la metà. Non c'è problema. 1,250,000, ora li accettiamo? 1,250,000 euro li accettiamo? Sì, sì, no, non c'è. Infatti. No, allora chiamiamo Capo Plaza, che lui c'ha, sai, che c'ha il telefono. Ecco, lo chiamiamo. c'è il trap phone. Chiamavo la pizza domani sera e mi dice dove ha firmato il contratto da 1,5 milioni. Tra gli amici fenomeno, tu mi sembri la mia replica. Più soldi problemi trovano. Meglio mi scrivi. Ma quando dice tu sei un fenomeno, sembri la mia replica, si intende di Philippe? Ah, perché c'è quel suo amico, no, Philippe, che tale e quale lui sia già esteticamente. Ha lo stesso taglio di capelli, fa la stessa identica roba. A parte quattro sono comodo, da quella panchina alla serie A. Sopra l'onda io resto fresco, allenamento fumo più di quello che peso. 1, 2, 3, 4. Dov'è il 4? Beh, ragazzi, che dire? Pezzo è una mina, è proprio una bomba. Questo pezzo suonato ai live, cantato ai live o pompato in macchina è davvero qualcosa di letale. Però fondamentalmente niente di nuovo. Non me l'aspettavo come allenamento 4. Cioè, comunque allenamento fino adesso ha avuto il suo stampino, no? Invece qua fa roba che ha fatto recentemente, ecco. Quindi nulla di nuovo di Capo Plaza, ma a noi piace così, capo, quindi va benissimo. Mi piace quando rappa che c'ha l'ultima parola della barra che è allungata, tipo. E fondamentalmente non dice un cazzo di nuovo, sempre lì, che lui è il top, è arrivato in alto, firmato i 2 milioni, la madonna è troppo. Lui è il numero uno, te sei una copia, l'ha già detto anche quel pechegno qualche settimana fa, no? Tu non sei un capo, sei una copy. Ormai il discorso è quello da ben 2 anni, però in macchina spacca, ai live spaccherebbe, visto che non si può fare live, quindi va bene così. Non analizzo neanche il testo perché è veramente letale. Dunque gli do un
7, 6 e mezzo, 7 come voto, perché originalità non ce n'è. Però il beat spacca, alla gente piace. Ma io ragazzi adesso vi saluto, vi lascio un cazzo nel culo. No, cos'è che lascio? Non posso. Niente ragazzi, io adesso vi lascio. Io vi lascio, ma voi non lascio niente. Vi lascio un bottone sotto del like da schiacciare, anche quello del subscribe. Ci vediamo più tardi con la reaction alla canzone nostra di Salmo e gli altri, insomma. Belli.